Salve, sto montando un nuovo video e mi sono accorto che nelle mie riprese non ho fatto dei grossi collegamenti, quindi effettivamente fa un po' schifo, senza un mini spieghino veloce. Allora, lavoro agricolo. Ho preso del letame, l'ho sparso sul terreno, poi ho fatto una veloce aratura, in realtà l'ha fatta mio padre, ci sono solo due clip, e poi dopo ho fresato il terreno, molto molto semplicemente. Unica cosa è che i pezzi non sono collegati bene tra loro, appunto perché non ho fatto una ripresa esplicativa nel mentre, quindi ve la spiego adesso, ve l'ho spiegata. E che dire, sono tornato? Forse questa è una piccola prova, staremo a vedere. Salve, mi è venuto in mente, mi è venuta un po' voglia di fare nuovi video, sempre con la action cam brutta, schifosa. Sto facendo trasporto di letame, cioè trasporto e spandimento di letame sul mio pezzo di terreno che poi vi andrò a spiegare. Provo a fare un video. Bene, bene, bene ragazzi, sono tornato, tra virgolette, non lo so. Sto facendo un altro video per prova a dire la verità. Allora, cosa è successo? Molto semplicemente, molti sanno che facevo video, mi ero molto semplicemente rotto le scatole di fare video. Era un periodo all'inizio 2018 in cui ero un po' così di morale, ma si è sistemato tutto dopo poco. Spero si senta bene. Nulla, tra una cosa e l'altra, tra impegni di lavoro qui in campagna e tante cosine, ho pensato basta, non ho più voglia per il momento, smetto fino a data da destinarsi, diciamo. Non sto dicendo che riprenderò a fare i video, anzi, questa, come ho già detto, è solo una prova e valuterò se fare video, anche perché mi servirebbe dell'attrezzatura un po' migliore, che ovviamente costa soldi. Questo dietro è un carro Vaschieri da 50 quintali e l'Hurlimann non ha problemi, ma meno male, perché l'Hurlimann è un 85 cavalli. Il carro non è mio, è stato gentilmente prestato dal signore da cui ho caricato il letame. Comunque oggi è il 18 ottobre, sono le 2 del pomeriggio. E ci sono fuori 19 gradi, 20 più o meno. Un caldo assassino per come siamo abituati. Stamattina c'era nuvolo, un po' di sole. Ovviamente mattina presto c'era fresco e cioè, metà mattinata ci stava già meglio. Finché non è uscito completamente il sole, e mannaggia che caldo. Buongiorno di nuovo, buongiorno, buongiorno, oggi è il 23 ottobre,
sono le chi se ne frega. Allora, non so se si vede, penso di sì, ho agganciato al trattore la zappatrice o fresatrice, come la si vuole chiamare. Molto brevemente, è una fresa Dondi da 1,60 m, non è molto adatta al trattore in quanto il trattore di larghezza è 1,75 m, 1,80 m circa, però ho questa da 46 anni, abbiamo questa in azienda, quando è stata acquistata nel 1973. E molto semplicemente sto andando a fresare ciò che è stato arato da mio padre sul terreno in cui ho messo il letame. Cosa succede? Vogliamo parlarne un po'? Molto semplice. Mio padre ha arato, ora devo fresare per lavorare il terreno. È chiaro che sarebbe più comodo un erpice rotante, lo so bene, ma anche quello non ce l'ho ed è in lista come prossimo acquisto o comunque futuro acquisto. Patrice in questione, appunto, dicevo, è stata acquistata da mio nonno nel 1973, quando lui praticamente acquistò, insieme anche a un aratro Dondi, il suo primo trattore, il Fiat 500 Special, che ancora custodisco gelosamente. Una macchina che ha 6.660 ore più o meno. Con la macchina comprò aratro e zappatrice, che erano attrezzi che gli mancavano, sempre. E appunto erano attrezzi adatti a quel trattore. L'aratro Dondi è un aratro piccolo, monocomere ovviamente, non reversibile. E la zappatrice è perfettamente adeguata con 50 cavalli. Qui ho il bolide Hurlivan che ha 85 cavalli, però ripeto, ho questa e per ora mi faccio andare bene questa. Quando questo sarà il momento troverò un erpice rotante magari da 2 metri e penso che non abbia troppi problemi questo trattore a portare. Qui, come già detto in altre parti del video, sto lavorando per fare nuovi impianti di pero, sia per estivo che per autunnale.
Niente, oggi è lunedì 18 novembre, dall'inizio dei lavori e delle prime riprese di questo video è passato un mese esatto. E da novembre, da inizio novembre è venuta tanta acqua, più o meno 200 mm in alcune zone. E dopo l'ultima pioggia di sabato, il 16, in cui sono venuti oltre 50 mm, qui ho ancora delle pozze. Ieri era allagato fino a qui almeno. E per non parlare di altre zone veramente tanto allagate, si vede anche la Cavedagna che è una pozza d'acqua. Dopo fine ottobre non sono riuscito a fare alcun lavoro perché ha piovuto il mondo e quindi il video deve finire praticamente qui. Fango, pozze d'acqua, qui c'è da rimanere seppelliti. Piovuto, appunto, sabato ha fatto più di 50 mm d'acqua. Sabato sera fino a domenica mattina. E qui abbiamo tolto delle piante. Dobbiamo poi finire di chiudere le buche, ma è un po' un problema. E insomma, ho lavorato appunto parti del terreno, ho fresato qui, solo che comunque c'erano queste due piante qui. E qui c'erano due piante di noce molto grosse e nulla, dovrò finire quando la stagione me lo permetterà. Quindi con questo sfondo acquatico io vi saluto, spero che questo ritorno sia stato apprezzato. Ci vediamo al prossimo video, speriamo sia qualcosa di migliore, magari cercherò di fare qualcosa di interno, qualcosa di... Non lo so, sinceramente, ho in progetto anche un altro video che è in progetto da molto tempo, non inerente all'agricoltura per nulla. Quello lo finirò sinceramente quando troverò la voglia. E niente, ci vediamo alla prossima. Ora lasciate like, mettete un commento, condividete, iscrivetevi, solite cose, fate come volete. Dovrei chiudere come fanno molti YouTubers con la manina davanti. Vabbè, proviamo.